Siamo al congresso SIO con il direttore vendite e marketing di Maico, liberato di Leo. Maico sta celebrando 80 anni dalla fondazione, quindi un traguardo molto importante. Quest'anno ha previsto diverse iniziative sul territorio. Quali sono i punti principali che avete deciso di sottolineare? Buongiorno intanto Claudia, grazie di questa opportunità. Sì, è un viaggio, il nostro è un viaggio lungo che continua da qui all'infinito sicuramente. Un viaggio cominciato 80 anni fa e proprio per questo neanche abbiamo voluto quest'anno festeggiarlo con un viaggio. Noi siamo andati a fare una bellissima crociera nel Mediterraneo con i nostri affezionati concessionari esclusivi, che diventano sempre più numerosi, come vedete. È fantastico questo nostro marchio. E quindi sì, per ricordare i momenti particolari di questi 80 anni, sono stati tantissimi. Abbiamo festeggiato con concessionari giovanissimi che sono entrati anche solo da un anno, con quelli che stanno con noi da 63 anni, che hanno tantissimo da insegnare a tutti noi, soprattutto l'attaccamento a questo marchio. Anche perché, se non sbaglio, molti di questi concessionari sono nati a conduzione familiare, dunque sì, si tratta erano, proprio di rapporti anche... Ma addirittura erano, sì, segretarie o tecnici, e adesso invece hanno, come dicono loro, fatto tantissime cose belle in questo settore per i pazienti, per le persone deboli d'udito. E noi siamo da molto tempo, da molti anni a questa parte, stiamo continuando a puntare tutto sulla qualità e sul beneficio da offrire all'utente finale, il beneficio. La tecnologia è importante, ma va applicata bene. Diciamo che Casa Madre ci ha poi fatto un regalo fantastico per questi 80 anni, regalandoci un prodotto innovativo, ma veramente innovativo, che lavora in un modo eccezionale, velocissimo, ed è questa la sua caratteristica particolare. Sfruttando la velocità si avvicina un po' al modo di elaborare i suoni del nostro cervello. Noi abbiamo, il nostro udito è selettivo, no? Noi riusciamo a discriminare quello che serve e quello che no. E questo il cervello lo fa grazie a un sistema di elaborazione naturale che sfrutta solo la differenza di soli 5 dB nel rapporto segnale-rumore, e questo riesce a farlo capto. Questa selezione accurata nel rapporto segnale-rumore, per cui hai la possibilità di recepire tutti i suoni intorno a te in maniera naturale, e l'utente finale ha la percezione, ma qualcosa di più della percezione, ha l'effettiva sensazione effettiva di poter decidere cosa sentire, grazie a una fluidità, a una dinamicità, allo stato puro della tecnologia di questo prodotto. Altre caratteristiche sono quelle della connessione agli FTT, l'internet delle cose, sistemi di controllo e di aiuto nel tinnitus. Un prodotto da 80 anni. L'esperienza di tutto questo tempo ci ha portato in questo momento, proprio come direi, mai momento più giusto per dare un momento di festa e un momento di presenza tecnologica di Maico nel comparto. Ecco, una battuta sulla rete distributiva. Parlavi di tanti concessionari, quindi 170 centri acustici distribuiti sul territorio nazionale. Com'è cresciuta e quali sono, insomma, le prospettive in tal senso? Le prospettive sono quelle di riuscire a coprire nel più breve tempo possibile alcuni piccoli territori che ancora ci mancano, sono quelli dell'estremo nord. In quali regioni? La prospettiva è Sondrio, Lecco e Brescia e Bergamo. E per il resto no, i nostri concessionari fanno un lavoro fantastico e coprono bene tutti i loro territori per il resto. Ma ripeto, la nostra intenzione è quella di continuare con la nostra passione, ma soprattutto con la competenza dei nostri concessionari, a fornire ai pazienti e al mondo audioprotesico sempre maggiore competenza, maggiore professionalità e maggiori benefici. Grazie, buon no, lavoro grazie e auguri un piacere per gli 80 anno. Anni. Grazie.